Steam recentemente ha annunciato la sua Steam Deck, la console portatile che rivoluzionerà tutte le console portatili, tutto il mercato enorme delle console portatili attuale. Però io sono sempre stato un appassionato delle console portatili, fin dai tempi del Game Boy, perché l'idea di poter portare in giro una delle mie passioni era fuori di testa. Ora è la norma, e non solo è la norma, ma è anche grandissima parte del mercato videoludico. Infatti sono un fiero possessore di ogni singolo tipo di GPD, la marca che fa console Android e mini computer cinesi. E allora ho girato un po' il web per cercare altri tipi di console portatili e ho finito per spendere 600 euro per questo video di cose che non utilizzerò mai più se non oggi. Le pile ci sono, le forbici anche. Giuro che il canale di gaming non è diventato un canale solo di unboxing, giuro, per ora, forse, non lo so. Cina? Cina. GameFun. Questa console promette di areggiarvi durante le vostre sessioni videoludiche in spiaggia. Che schifo sto facendo. Wow. È molto più piccola del previsto. Bianca fa schifo, è terribile. Dentro la scatola c'è anche un cavo USB mini. Preghiamo che sia carica, altrimenti la dobbiamo mettere in carica. Si è accesa! C'è una tacca, un bottone qui, che ti permette di avere tre livelli di potenza della ventola. Tre! Ero convinto che fosse una cagatona, invece funziona. I tasti sono molli. È anche abbastanza difficilotto, devo dire. Ogni volta che premo on per spegnere e accendere, i cristalli liquidi dello schermo si piegano. Io non so perché. Madonna, ma è ghiacciato la fronte! Ed è il classico 1000 giochi in uno del NES. Si può scegliere tra il cinese e l'inglese. La cosa carina è che io adesso la console è spenta, però la ventola la posso usare comunque. Fanculo Steam Deck, fanculo Switch, questo è il futuro del gaming. Andiamo in ordine di grandezza. Pulse Missile. Questo purtroppo non ha marche, è solo fatto in Taiwan. Madonna, questo è bellissimo. Ho staccato l'adesivo della colla. Allora, questo è un mini cabinato. Il suono del... è mini, mini cabinato. Ok, servono due pile... mini stilo. Credo che sia metà elettronico e metà meccanico. Metto le pile. Ci sono le istruzioni dentro. Bellissimo. Ecco perché non c'era nessun foglio, perché è stampato sul cartone. Questi sono console degli anni 70 e 80 ed erano avanti anni luce. Ho sbagliato pile, perdonatemi, non sono uno da unboxing, però mi piace. Siamo pronti? Non lo so, devo... Mi sentite ancora? Funziona! Allora, credo che funzioni a metà. L'aereo sopra dovrebbe muoversi a destra e a sinistra e tu premendo il missile dovresti colpirlo. Infatti quando il missile si allinea all'aereo esplode. Il problema è che l'aereo non si muove, si muove solo il missile. Quindi basta tenerlo fermo, premere e hai vinto. Ci potete anche falciare l'erba. Terza console, nella busta addirittura della Cookie Gelo Più, Castle Adventure. Questo è portato in Italia dalla GIG. Io non so se voi riuscite a vedere lo splendido disegno. Non dice moltissimo, dice Avec Music, fabbrica Taiwan. Sunwing, Castle Adventure. Speriamo di aver azzeccato le pile, perché se no devo andare a comprarlo. Oh mio Dio, ok. E la musica Avec Music dov'è? Ah, devo difendere il castello dalle creature. Praticamente arrivano le creature, io devo andarle a colpire prima che arrivino al castello. È molto difficile da vedere, però è carino. Avete presente il gravissimo problema di dover giocare sotto il sole con una console portatile anni 70, 80, 90 che non è retroilluminata? L'antiriflesso solare. Voi lo chiudete e vi proteggi dai raggi solari. Non ho idea del perché si apra, perché senza questo, giocando tra l'altro inclinato di 45 gradi, non si vede il gioco, però c'è ed è incredibile. Si sa, i videogiochi sono cose da uomini. Quindi, signorine che state guardando questo video, c'è qualcosa anche per voi. Non solo c'era una categoria di videogiochi solo per femmine, ma parla anche di fare shopping. Questo è da squartare, quindi perdonatemi per questa immagine bruttissima. Questa è la stessa identica console, ma in miniatura.
È vero, c'è la versione per la Barbie! Ma qui siamo davanti a un capolavoro! Anche perché non è solo una console, dice la scatola, ma se tu la struttura la tieni chiusa e la apri da sotto, è una console. Ma se la apri da sopra, c'è un segreto. Il mio tesoro! C'è una collanina di finto oro ed è anche un beauty case portatile. Con tanto di specchio. L'obiettivo del gioco è accompagnare Barbie in un centro commerciale e schivare i clienti. Vedo una gonna lì. Ah sì, la devo prendere e poi portare in cassa. Non avevo capito un cazzo del gioco. Wow. Qui abbiamo delle console portatili. Portatili due volte. Perché non solo sono portatili, ma sono anche piccole. Non una, non due, ma tre della Jig, che oltre ad essere delle console sono anche dei portachiavi. E direi di aprirne uno. Beh, è veramente piccolo. Importato dalla Jig dalla Cina. Oddio, credo sia uscito tutto il liquido. Oh no, questo ha lo schermo distrutto. Ha lo schermo rotto. Lo vedete? Un gran peccato. E un gran peccato anche perché ho già provato la prossima console portatile che voi avete visto qui sdraiata sul tavolo, che è una semplicissima penna Tamagotchi. Questo qua è di Tiger e l'ho presa, ma anche questo le pile non funzionano. Mi sa che è proprio un problema di questo tipo di batterie, di quelle tonde piccoline. Per quel poco che avevo provato era una versione del Tamagotchi incredibilmente semplice, che voglio dire, una versione semplice del Tamagotchi, potete soltanto immaginare. Quarta generazione Super Tabletop Electronic Action Game. Questo è il primo ed unico prodotto, mi sembra, della Giochi Preziosi. Schermo gigante a cristalli liquidi, pulsante speciale multi-action, grafica modernissima. Ci sono delle scritte cinesi sul lato. Mi hanno maledetto? Chi lo sa. Tempio del terrore. Senza farci caso, sembra che tutto quanto lo schermo sia funzionale. Non è vero, è soltanto il piccolo quadratino nel centro. Oh, bastardi. Ok. Dammi il tempo. È una specie di Pitfall, dove devo salire la scala e schivare... No, non è Pitfall, è Frogger. Sono morto e non so perché. Non ho esattamente capito cosa debba fare. Se mi arrampico troppo in alto, muoio. Questo forse è il peggiore di tutti come gioco, perché è quello meno divertente tra tutti quanti. Se invece avete bisogno di perdere tanto tempo, per esempio in treno, e non avete voglia di avere delle batterie e di gestire tutte queste console qua, c'è un'alternativa. Video Now, un prodotto Tiger Electronics tra l'altro, è un lettore CD portatile. Ma non i CD che vuoi tu. Devi avere i suoi personali CD, i PVD. Però insieme mi hanno dato anche le cuffie, che sono semplicissime cuffie da operatore telefonico, ma targate Video Now. È veramente carino. Oh, santo cielo, Video Now. Ma no, ma queste non sono... Non è possibile che siano cuffie. Si è disintegrata già subito la spugna del... Ma si sta sbrindellando, ma quanto è... Ma dai, ma si è sbriciolato tutto! Ma che schifo! Ecco qui. Tu vai in giro, ti metti le tue... Ecco qui, le tue belle puntate di SpongeBob. È partito! Non ci avrei dato 2 lire, ha funzionato. Ti vede? Funziona! Ma si vede bene. Non benissimo. Il problema è che appena sfiori un angolo che non dovresti si stoppa. Se avessi avuto questa cosa qua da piccolo, la mia vita sarebbe finita. Quanto potranno durare 3 stilo facendo vedere delle cose a colori così con l'audio eccetera, non ne ho idea. Danno potenza anche al lettore del disco, quindi secondo me durerà una mezz'ora più o meno. Ho le orecchie nere delle cuffie. Ma sono una trappola di morte questo qua. Dai, ma che schifo. Però magari siete persone che hanno bisogno di un intrattenimento vero e proprio. Niente giochini delle balle, niente schermetti microscopici, niente puntate di SpongeBob.
Voi avete bisogno di una postazione di aerei. Bravo Pilot Space. Non so se avete capito bene. Con il controllo della velocità. Questa bestia di Satana ha anche il pulsante lanciamissili. Non so se... Fa gigante. Non so se lo vedete. C'è la chiave per accenderlo. Il volante con il tasto per lanciare i missili. E il controllo della velocità. C'è anche disegnato un pilota che sta per morire. Mettiamo la batteria. Non solo due stilo, ma anche due batterie D. Sono quelle che l'hooligan fa mangiare a Fantozzi. Non credo si sia acceso niente. Non si è acceso nulla. Ok, con calma. Si può svitare per sostituire la lampadina. Quindi potrebbe essere quello il problema. Oppure ho messo male le pile. No, non funziona proprio. Peccato, perché questo sarebbe stata una bella cosa da provare in giro, no? È molto portatile, molto tranquillo, nessuno ti vede se tu stai giocando a questa cosa qui. Veramente un peccato. Veramente, veramente un peccato per l'ultimo, perché tutti gli altri sono stati un tuffo nel passato che non ho mai vissuto. Però grazie mille per far parte della mia follia ogni tanto con questo canale.